Bentrovati al consueto appuntamento con il fatto del giorno. Oggi torniamo a parlare dell'aeroporto di Comiso. Lo abbiamo fatto frequentemente perché è un tema sempre all'attenzione, sempre caldo, sempre in divenire, con tutti i problemi, gli aspetti, le prospettive di soluzione, anche le ansie della comunità, del territorio, le aspirazioni che finalmente possa diventare veramente una struttura collaudata e matura al servizio appunto del territorio stesso. E ne parliamo con Silvio Meri, presidente della SOACO, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso. L'abbiamo fatto di recente, alcuni mesi fa, ma tante cose sono successe nel frattempo. Per cui intanto partiamo dall'ultima notizia, dall'ultimo fatto in ordine di tempo. La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che c'era già in SOACO attraverso Intersac, adesso da sola ha oltre il 65% e quindi si propone come il dominus di SOACO. Ora, alcuni mesi fa, pochi mesi fa, a dire il vero, si parlava anche che, sia pure per carità, al di là del calcolo delle probabilità, ma il rischio era sussistente che Comiso rischiasse di chiudere se ovviamente non si riusciva a trovare le risorse finanziarie per la continuità operativa. Rispetto a quel contesto, ad oggi e con questo nuovo scenario della SAC, che è un soggetto forte, ricco, Catania va bene, ha 10 milioni di passeggeri, fa utili, ci dà qualche speranza questo fatto? Ma indubbiamente sì, intanto grazie di nuovo per l'invito. Indubbiamente sì, già la SAC si è vista presente su Comiso, è stata sempre presente su Comiso da quando almeno io gestisco e rappresento il CDA di SOACO, però nel secondo semestre del 2018 la presenza è stata veramente assidua perché la nostra problematica di deficienza di cassa e di liquidità ci stava mettendo in grosse difficoltà. Non è che si parlava di chiusura, era un termine veramente esagerato. Però riuscire a mantenere un aeroporto con poche soldi in cassa non è neanche una cosa fattibile perché l'ENAC controlla e dobbiamo garantire un minimo di liquidità proprio per intervenire in casi di emergenza. E la SAC quindi a fine novembre ha già dato un suo primo impulso e grazie a questo prestito ponte che ha fatto dopo che noi abbiamo fatto come CDA, approvato dai soci il piano di industriale, il piano di ristrutturazione, quindi superando le limitazioni della legge Madia, 1.250.000 euro sono arrivati nelle casse di SOACO e ci hanno fatto vivere tranquillamente. Il prestito, come in gergo lo si è etichettato, prestito ponte perché doveva andare, doveva servire per far traghettare in tranquillità economica la SOACO da quel momento fino a quando non si ristabiliva una maggioranza e quindi una situazione che l'Intersac venisse meno la liquidazione di Intersac e quindi con un nuovo socio. Le date, bene o male, sono state rispettate perché all'epoca parlavamo di un fine marzo, ma effettivamente non ci siamo discostati tanto. E quindi questo ora ingresso al 100% in Intersac di SAC è quella continuità che noi ci siamo già rappresentati, che sapevamo e che i soci, da un lato Intersac e dall'altro lato il Comune di Comiso, sapeva verso dove stavamo andando. In questa maniera ora SAC è presente e credo che la sinergia che abbiamo già svolto in passato continua ad essere ancora maggiore perché proprio c'è ora la rappresentanza diretta. No, sa che è un soggetto solido, forte, sul piano ovviamente del know-how industriale nessuno ne dubita, proprio perché Catania è un esempio nettissimo da questo punto di vista, però sappiamo quanto grama sia stata la vita dell'aeroporto di Comiso in questi 6 anni in cui comunque la SAC c'è stata. Allora, rispetto a chi all'inizio, a torto o a ragione, abbia nutrito o nutra ancora diffidenze rispetto alla SAC, cos'è cambiato oggi rispetto al passato, visto che SAC prima c'era con Intersac e oggi c'è da sola? Ma guardi, la discussione la potremmo impostare da un punto di vista un tantino più largo, perché in Italia nel 2018 i passeggeri sono stati 185 milioni, con un incremento rispetto al 2017 di quasi il 6%.
Negli aeroporti non si parla di anno in anno, bensì quando si parla di progetti si parla di decenni. Nel 2030 le stime in Italia portano a circa 300 milioni di passeggeri. Questi sono dati che sono stati sviscerati a fine marzo in una conferenza a Roma con tutti gli attori dell'aeronautica, sia ENAC che ENAV, c'era anche il ministro delle infrastrutture. Quindi il sistema aeroportuale italiano, per non essere battuto o comunque per non trovarsi in difficoltà da una parte con la Spagna e con Madrid, dall'altra parte la Turchia con Istanbul, che sono dei grossissimi poli, deve migliorare intanto i servizi e deve migliorare le infrastrutture, perché c'è il serio pericolo che da 185.000 oggi nel 2030 300.000 passeggeri il sistema non li riesce a gestire. Ora, 300 milioni. 300 milioni, scusa, 300 milioni di passeggeri non li riesce a gestire, 120 milioni di passeggeri in più in 10 anni oggi potrebbe anche non riuscire a gestire il sistema, quindi si sta anche lavorando su un nuovo piano nazionale degli aeroporti. Perché sono partito da così largo? Perché l'importanza dei piccoli aeroporti e nel caso specifico di Comiso, in un sistema del genere, in una rete aeroportuale con Catania, è fondamentale. In questa conferenza veniva proprio sottolineato quanto è importante la presenza dei piccoli aeroporti, che non deve essere vista da un punto di vista meramente economico, perché meramente economico vuol dire che vogliamo relegare i piccoli aeroporti in fondo alla scala degli aeroporti italiani. Il vero fattore nuovo potrebbe essere la rete aeroportuale. La rete aeroportuale. Che cosa comporterà questa rete che non c'è stata negli anni scorsi? Certo, la rete aeroportuale che non c'è stata, e in Italia ce n'è solo una, che è proprio la rete aeroportuale della Puglia. Mentre c'è un altro, non è rete aeroportuale, ma si chiama sistema aeroportuale, quello del nord-est dell'Italia, cioè quello della Venezia, Verona e Treviso. E con la rete aeroportuale c'è un'unica società di gestione che gestisce le due piste, i due aeroporti. I vantaggi sono diversi, dalla capacità di utilizzare al meglio le infrastrutture a una negoziazione con i low cost e quindi anche con i charter di diverso impatto, alle efficienze operative e quindi anche delle economie di scala, al traffico che si può dividere tra i due scali, ma nel caso specifico c'è un elemento che per Comiso fa la differenza ed è la cosiddetta tariffa unica. Spalmando una tariffa unica su tutti i passeggeri, sia da Catania e Comiso, perché fanno rete aeroportuale, Catania avrebbe un ricavo in più rispetto all'attuale. Questo ricavo in più potrebbe, e nelle reti aeroportuali è permesso perché si rispettano dei principi comunitari, potrebbe essere utilizzato per coprire le perdite di Comiso, fino a quando Comiso produce perdite con dei voli limitati come oggi. Questo sistema è un sistema chiamato in inglese cross subside, quindi è un qualcosa di legale e quindi si toglie il problema della legge Madia, del finanziamento, di questo. Per Comiso, che è colui il quale può in questo momento beneficiare di questa situazione, certamente è un vantaggio non indifferente. Anche se Comiso non va solo, come ho detto, anche a un convegno che è stato che si è svolto pochi giorni fa a Catania, dove c'era anche la presenza di Zaccheo, il nuovo presidente ENAC, non è che Comiso dalla rete aeroportuale ha solo dei benefici e quindi è parte passiva. Con un po' di orgoglio ho detto: guardate che noi diamo alla rete aeroportuale, diamo come scalo alternato per quanto riguarda le emergenze vulcaniche, diamo come scalo alternato per quanto riguarda la manutenzione e abbiamo visto nel mese di marzo in che cosa l'aeroporto di Comiso è stato, come è stato protagonista a fare ruotare in 9 giorni 46.000 persone. Quindi il sistema è rodato,
e alla rete aeroportuale Comiso dà quello che può dare come un piccolo aeroporto. E indubbiamente riceve proprio per crescere. Presto la SAC potrebbe cambiare e potrebbe essere un soggetto completamente diverso da come l'abbiamo conosciuto. Finora la SAC è sempre stata in mani totalmente pubbliche, Camera di Commercio oggi delle tre province chiaramente magna pars con oltre il 62%, ma anche tutti gli altri soci sono pubblici, mentre ben presto dal 60 al 70% potrebbe essere del capitale azionario nelle mani di un unico socio privato. Sarà meglio o sarà peggio? No, sarà molto meglio, sarà molto meglio. Perché intanto è importante come viene impostato il bando e sia in questa sede il presidente Agen sia anche in altre occasioni ha sempre detto e ora abbiamo anche il ritorno di questa sua affermazione, cioè in senso positivo, che Comiso non è un peso nella privatizzazione di Catania, ma bensì, come dicevamo poc'anzi, siccome si deve vedere a lungo raggio e quindi è un vantaggio per l'operatore che acquisisce le quote di maggioranza della SAC. Ma perché gli interessati alla SAC sono venuti a vedere Comiso? Gli interessati alla SAC sono venuti a vedere Comiso, ma non hanno preso appuntamento con noi, sono venuti in maniera... come così, viaggiatori? Come viaggiatori, hanno guardato, noi non sapevamo, io non so neanche se quei giorni ero lì o meno. Però l'avete scoperto? L'abbiamo scoperto, perché insomma, ma proprio perché il presidente Agen diceva proprio che perché interloquiscono con lui come socio di maggioranza. Sono venuti in incognito. In incognito, il fatto che l'hanno visto sicuramente l'avranno apprezzato sia per nelle sue spazi in miniatura, ma comunque rispetto ad altri operatori e ad altri aeroporti, però sicuramente ben messi e ben tenuti. Quindi questo ci permette di ben sperare. E quindi stavo dicendo, il discorso del privato migliora, perché la linea è quella, è che dagli anni 90 si parla di privatizzazione e di queste strutture aeroportuali che poi in Italia danno il 3,6% del PIL, quindi contribuiscono in maniera pesante ed è un settore anche nei decenni o negli anni dell'ultima crisi che è stato sempre in continua evoluzione. Però ho ascoltato io attentamente Agen l'altra volta che diceva che di Bennardo pure, che diceva che è una necessità, ed è vero, perché la fiscalità del governo non permette di fare quegli adeguamenti, ma proprio nella logica di quei 300 milioni di passeggeri da qui a 10 anni, cioè 10 anni ci giriamo un paio di volte su noi stessi e già ne sono passati 5. Quindi è in questi tempi che passa, ci devono essere le infrastrutture adeguate per ricevere tutto. Il capitale privato, di privati seri e che gestiscono in Italia e in Europa e nel mondo aeroporti importanti, possono essere benvenuti per la Sicilia e sicuramente Comiso avrà solo benefici. Alcuni mesi fa, quando ci siamo incontrati in questo stesso studio, si pensava, proprio quando era in corso la liquidazione di Intersac, ad una procedura di gara europea per la vendita di quel 65%. Poi le cose sono andate diversamente, ma forse il risultato alla fine sarà lo stesso, nel senso che SAC, diventata, credo, per una propria opzione di prelazione, cioè socio di quel 65%, adesso ne venderà con procedura di gara europea il suo 60-70%. Quindi alla fine, cioè, va bene lo stesso sotto il profilo, come dire, della selezione del miglior partner. Ma indubbiamente sì, perché il partner passa proprio dal discorso di come si vuole mettere sul mercato la quota del 60-70%. I modi sono due: o la quotazione in borsa oppure l'individuazione tramite un advisor di un privato all'altezza con un progetto imprenditoriale valido per poter portare avanti questo.
La SAC, l'unanimità dei soci SAC ha deciso per questa seconda strada, che secondo me, a mio modesto parere, sembra la più corretta, proprio anche nella tutela del territorio e nella tutela della speculazione, perché quando sento che possono esserci operazioni speculative su questo, il pubblico c'è, il pubblico rimane per il controllo, rimane con una percentuale non indifferente, che oggi è quella pari al comune di Comiso in Soaco, un 35%, domani sarà il socio pubblico della SAC. Quindi non c'è nessuno, ma come è il socio pubblico qua su Soaco, su SAC, rimarrà anche, è rimasto anche in altri aeroporti italiani, e non c'è sicuramente nessuna commistione e nessun attrito tra il privato che dà con i suoi capitali, con la sua linea guida, con i suoi investimenti, una linea di sviluppo. Il pubblico non è altro che rappresenta il territorio, non è che c'è un altro tipo di pubblico. Il territorio, se vede i benefici per una bellissima e migliore organizzazione, guarda caso, del suo socio, non di un estraneo. Già il territorio, credo che un sindaco è contento solo se un imprenditore che non ha niente a che dividere con il comune fa un'operazione imprenditoriale e dà occupazione. In questo caso non è solo un esterno, ma è un socio della società, dove la parte pubblica proprio ha la sua percentuale, a mettere in atto quelle operazioni che valorizzano il territorio e portano turismo, permettono anche di portare fuori i viaggi della salute, per i viaggi di lavoro, i passeggeri del nostro territorio insulare, quindi con un bel po' di problemi per raggiungere il centro Italia e anche oltre. Io credo che il socio pubblico raggiunge il suo obiettivo, anzi. Ma non ci potrebbe essere un problema sul piano delle dinamiche gestionali per via della indisponibilità del socio pubblico a conferire risorse finanziarie laddove il privato voglia ovviamente invece, insomma, puntare sugli investimenti? E poi come funziona un po' la società a due terzi e un terzo? No, in questo caso tutto, secondo me, viene visto da un punto di vista di piano industriale, per vedere lì cosa vuole fare il pubblico e cosa fa il privato, perché il piano industriale lo presenta il privato, e cosa può apportare il pubblico. Il pubblico non c'è bisogno che deve apportare per forza capitale, altrimenti ritorneremmo in quel discorso di immettere quelle grosse Sarebbe somme un freno. che per il, che per il che per un privato che ha un 35%, giustamente potrebbe essere un freno, ma il pubblico sicuramente potrebbe spaziare con altri servizi che non frenano proprio questa velocità con cui vuole andare il privato. Alcuni mesi fa è nata Airiblay SPA, questa società formata da 10, forse 12 imprenditori del territorio, abbastanza rappresentativi anche in vari settori diversi e importanti, con l'obiettivo di far sentire la voce del territorio nella gestione dell'aeroporto, perché evidentemente si veniva, insomma, da un periodo di criticità e effettivamente si era anche detto: ma qua se l'unico che mette i soldi è la SAC, poi non vi lamentate se ovviamente le scelte le fa la SAC, no? E quindi c'è stata questa iniziativa. Ma oggi con gli sviluppi che ci sono stati, cosa potrà fare Airiblay SPA? Ma intanto è una società costituita da noti imprenditori locali che sicuramente possono dare, come hanno dato con le loro aziende al territorio, tutto siciliano e non solo, per la portata proprio delle aziende che sono all'interno, possono dare anche a una gestione aeroportuale. E, certo, in questo momento, con questa composizione, il loro spazio, se lo vogliono ritagliare giustamente, e secondo me il territorio ne beneficerebbe anche di questo, perché abbiamo detto poco fa, il privato a livello di SAC è il privato che mette energia anche in Soaco, potrebbe anche essere una cosa operativa. Però certo, tecnicamente, se uno deve entrare in una società, qualcuno deve cedere una porzione. Da un lato abbiamo il comune, che credo che sia abbastanza blindato in quanto come ente pubblico, Certo. e Rimarrà uno quindi spazio pubblico anche se aperto ad mentre altri enti locali. certo mentre mentre infatti aperto ad altri enti locali.
culturale, mentre il lato della SAC indubbiamente potrebbe essere, come l'altra volta diceva Agen, una questione diciamo anche economica, no? Nel senso poi la SAC potrebbe anche guardare di buon occhio questa immissione di liquidità e di soci che presi singolarmente o presi come unica entità rappresentano in maniera degna il territorio, non credo provinciale, ma bensì siciliano almeno. Nei 6 anni in cui l'aeroporto è in funzione, il bilancio è sempre stato in passivo, con qualche miglioramento sicuramente negli ultimi gradatamente, ma sempre fortemente in passivo. Con l'esperienza di questi 6 anni, oggi possiamo dire di cosa ha bisogno Comiso, perché ovviamente in futuro, quanto prima si speri, questo retaggio diciamo, del bilancio in passivo possa essere abbandonato e quindi aprire una fase nuova? Semplicissimo. I voli. I voli. Noi a 3 anni circa che andiamo con una media di 440.000 passeggeri, abbiamo fatto 460, poi abbiamo fatto 440, ora siamo a 420, quindi la media è di circa nell'ultimo triennio di 440.000 passeggeri. È stato un triennio in cui per un anno e mezzo intanto l'Intersac è stata messa in liquidazione, quindi anche questo ha inciso. Però è stato un periodo in cui, nonostante i ricavi fossero costanti, i passeggeri sono costanti, quindi anche i ricavi sono costanti, perché derivano dalle toccate agli aerei, dal movimento che si crea, come aviation, come non aviation, bene o male sono costanti. Giustamente lei ha detto, si è migliorato il risultato, si è passati da 2.900.000 a 2.500.000. Quest'anno, da 2.900.000 a 2.300.000 del 2017. Nel 2018 andremo ad approvare come assemblea dei soci, abbiamo portato il 26 di aprile si è convocata l'assemblea dei soci, noi già l'abbiamo approvato a marzo come CDA e anche lì c'è un'altra riduzione della perdita. Una sostanziale riduzione della perdita significa che si è lavorato per quel che si è potuto fare in questi anni, non tanto sui ricavi perché per l'aumento dei voli, ora diciamo si è lavorato per l'aumento dei voli ma l'effetto non è stato immediato e non poteva non esserlo, dove si poteva incidere con un effetto immediato era lavorando sui costi. I costi si sono efficientati, la struttura ha potuto lavorare in modo tale da ridurre al minimo non dico sprechi, ma razionalizzare meglio le risorse che avevamo e spenderle in maniera diversa. Quindi a ricavi uguali, costi più bassi, la perdita sta scendendo. Indubbiamente non può continuare a scendere se i passeggeri rimangono 400.000 euro, 400.000 passeggeri l'anno, perché i costi fissi sono quelli ed efficientare e migliorare un'azienda o un bilancio già migliorato per 2 anni di fila, i margini, voi capite benissimo, che si assottigliano sempre di meno. La differenza la si ha proprio per nell'evoluzione e quindi nell'evoluzione e nella crescita dei passeggeri. Come si può fare la crescita dei passeggeri? Non dico come si può fare, come si sta facendo. E con la SAC, ora in battuta diretta, anche se i risultati verranno non immediati ma nel prossimo futuro, ma possiamo stare ancora più tranquilli. Da un lato abbiamo le famose somme messe a disposizione dalla Regione Sicilia con il contributo anche da altri enti pubblici, principalmente anche del Libero Consorzio di Ragusa, proprio per incentivare i flussi turistici. Il Comune di Comiso sta lavorando di buzzo buono, ringrazio l'amministrazione tutta, il sindaco in particolare, perché si è messo a disposizione intanto come Comune capofila proprio per raggiungere questo obiettivo, si è dato un incarico a una società di grande spessore proprio per evitare che ci fossero nel bando, si può intravedere aiuti di Stato e che quindi magari non fanno partecipare di buon occhio le compagnie. L'altro lato invece che abbiamo più volte discusso, anche ho fatto qualche intervista su questo, è la continuità territoriale. La continuità territoriale Comiso finalmente la sta facendo da padrone.
nel senso che Comiso da un lato e Trapani dall'altro lato, abbiamo queste somme a disposizione, 22 per Trapani e 25 per Comiso. Questa differenza la dobbiamo al lavoro incisivo e responsabile nei confronti del territorio per il progetto che Comiso aveva presentato a due persone, al sindaco di Comiso perché è il responsabile dell'organizzazione della continuità territoriale, non è neanche SOACO, e all'onorevole Assenza. In quanto alla regione si sono battuti proprio per avere questi 3 milioni in più che a noi sembrano pochi. Ma a noi ci hanno permesso di fare un programma di voli che ha, per quello che può servire, intanto ce li prendiamo, ha avuto anche i complimenti da parte del MIT, del Ministero dei Trasporti Romani, per come l'abbiamo organizzato e quindi per coprire i 365 giorni l'anno per 3 anni. Un doppio Comiso Roma, d'andata e ritorno di mattina, andata e ritorno la sera e nel mezzo un Comiso Milano. Quindi l'aereo, quel famoso aereo basato che tra virgolette diciamo in gergo dorme a Comiso, finalmente si potrebbe verificare. Per fare questo i 22 milioni, che era una ripartizione al 50 con Trapani, non ci bastava. Ripeto, la politica in quel caso ha fatto la sua parte, abbiamo avuto questo di più. Aspettiamo a brevissimo, è chiusa la conferenza dei servizi il mese scorso, fine del mese scorso, aspettiamo a brevissimo il decreto di imposizione del MIT e da lì si apre l'iter affinché la Comunità Europea da un lato, ma non blocca il passaggio che l'ENAC deve fare il bando, vanno parallele, perché qualcuno pensa che prima dobbiamo ricevere il parere della comunità e poi l'ENAC può fare il bando, le cose vanno parallele, quindi accorciamo i tempi. Sono sempre delle gare europee che la tempistica dettata dal Ministero pensa di completare il tutto tra novembre e dicembre. Siamo a metà winter, tra novembre e dicembre, quindi l'impatto, cioè la partenza con questi voli agevolati a tariffa agevolata avverrà a fine marzo 2020 perché è il momento in cui inizia la summer. Nel frattempo si riuscirà ad azionare anche la leva del co-marketing con gli incentivi alle rotte, visto che i bandi finora non sono andati bene? Allora, incentivi alle rotte non ne possiamo parlare. Perché proprio lì andiamo a cadere sul discorso degli aiuti di Stato. Il Comune di Comiso sta utilizzando queste somme che sono proprio per gli incrementi turistici in modo tale di organizzare un bando dove non si parla di rotte, dove non si parla di vettori, dove non si parla di trasporto aereo. Però è un bando che come finalità è quella di incrementare incrementare il turismo in entrata nella nostra zona del sud-est della Sicilia, ma sempre col vettore aereo, ma il bando lo stanno proprio studiando, ma non parlando di incremento alle rotte, perché incremento alle rotte per la comunità europea significa aiuti di Stato. Non incorriamo nell'aiuto di Stato solo se diamo 5,50 euro a passeggero come contributo, che sarebbe la metà di 11 euro che paga come tariffa a Comiso il vettore che atterra. Con 5,50 euro sono stati i primi 3 bandi che SOACO ha fatto in passato, l'ultimo nel 2016, che sono stati deserti, perché già le compagnie prendono più di 5,50 euro, quindi non partecipano a un bando per avere di meno. Quindi il bando viene cambiato, è stato stravolto e si sta lavorando proprio per far sì che sia appetibile alle compagnie, nonostante non si parla di incremento di rotte specifiche. Parlavamo poc'anzi di Aeriblei SpA. Aeriblei nacque con una sorta di parola d'ordine, il cargo. Ma è fattibile? Il redditizio sarà un'opportunità importante? Si può fare? Il cargo è importante, ma il cargo non è importante per risolvere le situazioni della società di gestione. La società di gestione avrà i suoi utili e potrebbe azzer e azzererà le perdite solo grazie ai passeggeri, perché il cargo ha un'importanza strategica, ma è per il territorio. E allora sì, il cargo serve al territorio, serve alle aziende, serve per poter. Quindi dire col cargo l'aeroporto di Comiso farebbe utili è un qualcosa che non si può ascoltare, per il semplice motivo che
l'aeroporto di Comiso potrebbe quasi quasi, anzi, non potrebbe, deve, si mette a disposizione, ma deve ridurre le tariffe ai vettori che decidono di fare cargo, proprio per far sì che già il costoso costo di trasporto dell'aereo, e quindi perché qualcuno poi deve ribaltare e si ribalta alla merce finale il costo, tutti i costi diretti e indiretti. Se dovessimo avere anche la SOACO un ricavo che farebbe ridere il bilancio della SOACO, cioè lo farebbe godere, significa che tutto questo costo dovrebbe essere ribaltato sulle merci, e quindi ancora meno importante potrebbe essere la penetrazione nei mercati extra italiano e extra europei. Quindi ammesso che il cargo possa essere possa partire, il Comune di Comiso ha anche delle somme a disposizione e so che già si sta attivando per utilizzare una parte degli 85 ettari, SOACO abbasserà al minimo per rendere appetibile, però ci vogliono i vettori. I vettori sono coloro i quali fanno il cargo, SOACO mette a disposizione il know-how, le certificazioni, la pista, tutto quello che deve mettere, può fare pagare una tariffa minima, ma il vettore è colui il quale deve coprirsi i costi ed avere un ritorno. Quell'area di 85 ettari dell'ex USAF della base missilistica, che adesso sono del Comune di Comiso, in parte o non so in quale misura, possono essere pensati, concepiti al servizio dell'aeroporto? Sono concepiti, devono essere concepiti al servizio dell'aeroporto. Quando c'è stata la sottoscrizione del passaggio in concessione dalla regione al Comune di Comiso, proprio la finalità è questo, è un'area al servizio dell'aeroporto. Quindi con tante sfaccettature, anche un albergo è al servizio dell'aeroporto, però certamente la finalità principe è proprio al servizio dell'aeroporto. Quindi una parte è destinata al cargo, perché capite bene, 85 ettari è una zona enorme, la parte destinata al cargo ci vuole, servirebbero anche tante altre infrastrutture che, come mi risulta, anche perché in qualcuno sono stato parte attiva, l'amministrazione con a capo il sindaco Schembari sta cercando di vedere quali possono essere i migliori utilizzi che deve avere quell'area, perché se da un lato il Comune di Comiso può godersi quest'area, dall'altro lato sa che ha una grossa responsabilità nel renderla quantomeno utilizzabile per dei servizi sia per l'aeroporto ma anche fuori dall'aeroporto, ma collegati sempre con l'area aeroportuale. Ci avviamo alla conclusione. A proposito della gestione finanziaria e quindi della necessità che ovviamente i conti possono tornare in equilibrio, si parlava della necessità di agire sul numero dei passeggeri, ma ci sono altre leve possibili, ovviamente tutto il settore non aviation finora non è che si sia riusciti a fare granché, anche forse per una conformazione non felice di base dell'aeroporto. Sì, il non aviation noi abbiamo sfruttato tutto quello che c'era da sfruttare come spazi. E chi conosce l'aeroporto sa benissimo che ci sono 900 metri al primo piano che non sono nell'area dopo i controlli, ma bensì nell'area prima dei controlli, e quindi questo è un handicap non indifferente. Però ad onor del vero, anche qui, e mi ricollego al gruppo di imprenditori, anche qui dei grossi imprenditori, i Blei e non solo i Blei, dico della Sicilia, del sud della Sicilia, si sono messi assieme proprio per prendere in gestione tutti i 900 metri. È un qualcosa che loro hanno scommesso, perché hanno scommesso con un investimento non indifferente, che stanno eseguendo e che speriamo che a breve sia già pronto, hanno scommesso sulla tenuta dell'aeroporto di Comiso, perché non è aprire un locale, un 3x3, con un investimento proporzionale al 3x3, loro hanno là 900 metri di locale, hanno due terrazze, hanno una grande cucina e possono fare tantissime cose, però devono essere in gamba
e questo non li ha spaventati, quindi vuol dire che in gamba ci sono, a far sì di attrarre quelle persone prima che attraversano i varchi dei controlli, perché poi una volta dall'altra parte non possono più usufruire di questi servizi e di questi negozi e attività che vengono svolti solo. Quindi anche quello è stato fatto. Certo, scontiamo una conformazione che non è la migliore per fare utile. Però da un lato quello e dall'altro lato siamo già in moto per quanto riguarda anche il discorso della pubblicità, ma è tutto un discorso proporzionale, proprio sempre al movimento dei passeggeri. Maggiori passeggeri, maggiori saranno coloro i quali vogliono esporre anche le proprie aziende, le proprie sigle in aeroporto. Bene, l'ultimo minuto, abbiamo parlato dell'esperienza di questi 6 anni, che certamente tante cose ha insegnato. Vediamo cosa ci dice questa esperienza sotto il profilo del rapporto col territorio, della consapevolezza che il territorio in questi anni abbia avuto della funzione dell'aeroporto, di come si è posto la comunità, gli operatori economici, la business community e tutti quanti, affinché, se non si è stati all'altezza da questo punto di vista, si possa tentare di capire cosa si possa fare nei prossimi anni, quelli che dovrebbero segnare definitivamente lo sviluppo e il lancio dell'aeroporto, affinché appunto non viva più di quella vita grama di cui parlavamo. Cioè, cosa è mancato finora? È sembrata una cosa di comiso, per esempio, al territorio circostante, oppure... No, magari non penso che sia sembrata una cosa di comiso, perché i benefici che ha avuto il territorio dal 2013 ad oggi, forse comiso, è stato... non dico che fanalino di coda, ma è un comune che ha visto atterrare le persone e poi le ha viste un tantino andare via. Quindi da questo punto di vista non è come comune di Comiso, ma bensì come almeno come Sicilia del sud-est. Un dato per tutti, il comune di Ragusa, che è un comune che viene attenzionato da tutta Italia e anche oltre, oltre alle bellezze architettoniche, ma anche soprattutto per Ibla e per le fiction di Montalbano che gli hanno fatto girare il mondo, nel 2013 incassava 350.000 euro come tassa di soggiorno. 350. Nel 2018, passato da qualche mese, chiuso da qualche mese, ne ha incassato più di 1 milione, quasi 1.100.000. Quindi per 3 volte. E questo gli operatori, i dati di Federalberghi, confermano che quindi il territorio c'è, e il territorio ha utilizzato il beneficio dell'aeroporto per l'intero territorio. Come dico Ragusa, posso dire Ispica, posso dire Modica, Scicli, che sono nel panorama provinciale quelle che hanno una tassa di soggiorno un tantino più alta, perché hanno proprio, vanno là le persone. Indubbiamente si può fare ancora di più. Noi paghiamo per i charter, paghiamo la mancanza delle grosse infrastrutture, perché ce ne abbiamo diverse grosse infrastrutture con centinaia e centinaia di posti letto, soprattutto nel periodo estivo, ma si riempiono in un batter d'occhio, e il grande tour operator, che poi è colui il quale sposta le persone, i passeggeri, utilizzando il vettore, perché non è il vettore, è il tour operator che una volta vola con un vettore, una volta con un altro, una volta con un altro ancora, le flotte, c'era il tour operator, molte volte ci viene... si ferma sul fatto che non può frazionare in dei B&B o in degli alberghi l'offerta che ha. Quindi, ma su questo credo che gli imprenditori locali anche si stanno organizzando, proprio per far sì che possano ricevere questi flussi sempre maggiori. E questo da tenere conto: da 185 milioni a 300 milioni, una buona parte saranno sicuramente in Sicilia. Per le caratteristiche, organizziamoci
per farli dormire e farli stare bene con servizi sempre all'avanguardia. Bene, grazie a Silvio Meli, presidente della Subaco, la società di gestione dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso, col quale abbiamo fatto il punto sulla situazione dello scalo dopo alcuni mesi travagliati che abbiamo alle spalle, cioè da quando così esplose l'allarme per la crisi finanziaria di gestione per via dei numeri di passivo che appunto hanno fatto anche temere addirittura una interruzione dell'attività operativa dell'aeroporto. Adesso molte cose sono cambiate, c'è uno scenario nuovo, abbiamo cercato di coglierne i punti di tranquillizzazione, anche i timori ulteriori per lo scenario continuamente in cambiamento. Grazie appunto per averci aiutato a far questo, grazie a quanti ci hanno seguito. Prossimo appuntamento come sempre con il Fatto del Giorno.